Ciao ragazzi, qui Playale, bentornati su Imperator Rome, su Sparta. Dunque, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con le nostre prime conquiste in terra di Creta. Quindi abbiamo conquistato l'Appa, che poi, dopo la conquista, praticamente avevamo disintegrato praticamente il piccolo villaggio situato all'Appa, quindi abbiamo dovuto colonizzarlo, cosa buona e giusta però, perché grazie a questo praticamente siamo riusciti a mettere direttamente un popolano, un cittadino per l'esattezza, della nostra cultura principale. Poi la conquista di Tarra. Tarra che però invece, possiamo vedere, ha la popolazione è ancora appunto di Creta. Ha 4 nobili, 2 cittadini, 2 freemen e 2 schiavi. Allora, Lepreon, questo l'avevamo perso nell'ultimo episodio. Lepreon, non so cosa sia successo, però non è andato sotto la Macedonia. Lepreon che è un feudatario di Gonnoi ancora. E possiamo vedere Gonnoi. Ah, ecco perché, ok. Quindi Lepreon è tecnicamente sotto la Macedonia, perché Gonnoi è... No, no, non è tecnicamente, no. Gonnoi però è alleato dalla Macedonia, ok, va bene. Altra cosa però che avevamo visto l'ultima volta era che Gortina è all'interno di una lega difensiva con all'interno Rodi, Kibiratia e Praesos. Allora, ci eravamo detti che in questa guerra la nostra flotta navale sarà molto, molto importante. Dunque, Gortinia a tutto questo territorio qui, poi Praesos, questo, e poi Kibiratia, che sinceramente non so dove sia, non ricordo. Eccola qui, ecco Kibiratia. Ok, e poi abbiamo detto Rodi. Rodi che ha 5 navi, una flotta composta da 5 navi, e non so quanti uomini, io la butterei lì, almeno 4-5.000 secondo me, con la popolazione che hanno, insomma, quant'è? 83, quindi insomma... Quindi... io farei una cosa, bloccherei quanto prima il porto di Rodi. Partiamo ragazzi, bloccherei quanto prima il porto di Rodi. Andiamo a vedere, ecco qui, 5 navi, 6.000, no, questi sono mercenari. Molto probabilmente l'esercito, ah, eccolo qui, l'esercito di Rodi, 4.000 soldati. Ok, cosa sto facendo? Io sto bloccando questi 4.000 soldati, sto bloccando praticamente la loro flotta, in modo tale che non potranno abbandonare Rodi e non potranno andare ad aiutare la Lega appunto difensiva. Quindi dichiara guerra. Prima però una cosa, prima di dichiarare guerra voglio controllare se ho tutti i claim. Allora, ho i claim su Gortinia, va bene. Ho i claim su Praesos. Eleuterna però, Eleuterna sono alleati di Gortina, ok. E ho... perfetto. No. No, non ho i claim su Eleuterna e tantomeno Praesos. Ok, allora, 32 punti... 32 punti, quindi... andiamo a fabbricare i claim su Eleuterna. Non appena avremo 20, poi fabbricherò dei claim su Praesos. Ma... ragazzi miei, siamo pronti. Dichiara guerra. Conferma. Ok, 8.500 uomini andranno direttamente nella città di Polirrinia. Anche se forse... no, andiamo nella loro capitale. Andiamo nella capitale di Gortina. Ok, adesso stando attenti a Rodi. Stiamo attenti a Rodi, cerchiamo di evitare di fare, diciamo, degli errori banali. Non facciamoli, insomma, sbarcare nelle terre di Creta. In questa maniera qui, ovviamente, andremo a... ok, loro scappano. In questa maniera qui, ovviamente, andremo a togliere di mezzo, praticamente, senza neanche combattere, un nemico che potrebbe rivelarsi, insomma, pericoloso. Ok, l'assedio di Gortinia ha inizio. I nostri 8.500 uomini stanno assediando
le mura di Gortina. Abbiamo un attrito dell'1% e 17% possibilità di fare schiavi, va bene. Stando attenti sempre a questi 4.500 soldati e attenzione anche a queste navi, perché non vorrei che sbarcassero nelle nostre terre natali, quindi a Sparta. Sembra vadano a Tarra però. Sì, hanno iniziato il loro assedio a Tarra. Quindi io magari... non appena... che succede qui? Ok, c'è stato uno scandalo interno. Potremmo fare un'intera investigazione andando però... Ah, guadagnando 10 punti di influenza politica. Questo sarebbe buono. Sai cosa? Allora, io lo faccio più che altro perché mi servono i punti per fabbricare il claim. Ah, mannaggia, non posso. Ok, va bene. Mettiamo il nostro nuovo filosofo. Sì, lui sembrerebbe buono. 9, caspita, forte, lui è forte davvero. Ok, meno 14%. Stando sempre attenti. Intanto continuano le faccende riguardanti Ctesicles. Vediamo un po'. No, facciamo semplicemente giustizia. Ok. Meno 7% Gortinia. C'è da dire però. Ok. Andiamo a guadagnare i soldi, sì. C'è da dire però che Tarra sta perdendo tanti tanti punti in davvero poco tempo, ecco. Deve essere che... non lo so, forse le mura di Tarra non sono così resistenti, ecco. Gortinia, stiamo sempre al 42%. È buono comunque il fatto che Rodi, siamo riusciti a bloccarli lì, insomma. Finalmente. Il sacco di Gortina. Io farei... No, farei un... un saccheggio gentile, ecco. Qui che succede? Ah, questa è una rivolta di gortiniana. Ok. Rivolta gortiniana che per il momento... Non starei a preoccuparmi. Più che altro vorrei andare a combattere questi 7.000 soldati. Ci sarà la battaglia di Lappa, dove i nostri 8.000 andranno ad affrontare, mi pare fossero 2.000 soldati di Prysos. Facile vittoria per i nostri. 2.000 soldati sono stati praticamente uccisi dai nostri. E adesso, nella battaglia di Tarra, 543 le nostre vittime, 2209 le vittime del nemico. Ok, adesso che Gortina è caduta, potremmo spostarci a Eleuterna e cercare di farla cadere quanto prima, in modo tale da migliorare il nostro war score e concludere quanto prima questa guerra. Eleuterna, che non credo ci sia un forte, non credo. Sì, c'è il forte. Ok. Però le terre di Gortina sono tutte nelle nostre mani perché abbiamo preso la loro capitale, quindi Gortina è fuori dai giochi. Adesso più che altro dobbiamo occuparci dei suoi alleati in modo tale poi da poter effettivamente concludere e di... Pausa. Allora, il regno... Aiuto. Il regno Antigodo o... Non so come si dica, dovete perdonarmi. Ha dichiarato guerra su... contro di noi. Ok. Questa non me l'aspettavo, non ci voleva. Dove siete? Siete questi? Sì. Allora, il regno Antigodo ha 224 soldati. Ok, non è male. Ok, stiamo attenti più che altro. Decelleriamo un attimino, abbassiamo un attimino la velocità.
Dove sono? Eccoli qui, 5.000 soldati ad Argos. Ok, concludiamo questa guerra con a Creta e poi torniamo a Sparta. Ok, l'Eterna è caduta, adesso andiamo a Knossos e cerchiamo di far fuori questi 2.100 soldati. E più che altro cerchiamo di prendere, conquistare quanto prima tutte le terre qui a Creta. Ok, Knossos è prossima alla caduta. Bene, Knossos è caduta. Adesso andremo ad Arcades. Che succede qui? 11. Oh no. Oh no 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 no. Forse le... l'ho perso. Molto probabilmente le... la flotta Antigoda o Antigonoda, non dovete perdonarmi ragazzi. Sì, secondo me sono stati loro. Allora, concludiamo questa guerra subito. Ah, ok. No, no, no. Prima dobbiamo prendere Arcades. Ok. 2.358 soldati gortiniani ancora in vita. Dovremmo quanto prima occuparci di loro. E una cosa che dovrei fare è andare a creare, magari, Trireme, andrei a crearne, non lo so, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E poi una Liburna e un'altra Trireme, quindi facciamo 10 e 10. Va bene. Allora, continuiamo, proseguiamo. Sì, Gortina cerca di riprendersi Knossos e molto probabilmente anche Praesos adesso cercherà di fare ciò. Non mi preoccupo troppo perché i nemici non hanno così tanti uomini. Più che altro non mi aspettavo questo attacco da parte degli Antigodi. Non, assolutamente, non me l'aspettavo. Ok, 49%. Arcades è quasi, finalmente quasi caduta. Pausa. Ok. Il sacco di Arcades. Adesso finalmente possiamo concludere questa guerra andando a prenderci Arcades e Knossos. Ok. Andiamo contro questi 4.000 soldati di Gortina. E Argos è caduta. Argos purtroppo è caduta. Ok. La battaglia di Eleuterna. Abbiamo ucciso 975 soldati nemici. Un po' pochini, non sono... speravo un po' di più. Adesso Praesos. Ok, questa è la loro capitale. Conquistiamo quindi Praesos e poi, finalmente, potremo concludere questa guerra. Tanto, sai cosa? Tutti questi commerci. Accettiamo tutti i commerci. Non voglio stare lì a decidere quale sì, quale no. Prendiamo gli uomini di... Ok, ottimo. Siamo riusciti a intercettare l'Oterna. Un'altra facile vittoria e tanti, tanti uomini sconfitti da parte nostra contro il nostro nemico. Adesso Rodi più che altro mi spaventa. Mi spaventa il fatto che Rodi abbia i porti liberi. Però, secondo me, per il fatto che i loro alleati abbiano preso, diciamo, così tante botte, forse hanno deciso magari di lasciar perdere e rimanere nella loro piccola isola. Io mi auguro, spero sia questo il motivo per la quale ancora non li vediamo in giro. No, pausa. Eccoli qui. 5. Cerchiamo di intercettarli. Cerchiamo di intercettarli quanto prima. Dove siete? Eccoli qua. Presi. Li abbiamo intercettati. Ottimo. Ottimo. Pausa. Adesso, con queste 16... con questa flotta, cerchiamo di prendere la flotta gortiniana. Che scappano, ovviamente. Sì, cercano di scappare. Oh! Oh, 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 ah, non mi ero accorto. La flotta Antigona. Questa purtroppo è una brutta, brutta, brutta sconfitta per noi. E tra l'altro hanno catturato il nostro comandante Alcyoneus.
Non ci voleva. Non ci voleva. Abbiamo perso completamente la flotta. Sì. Abbiamo completamente perso la flotta. Rodian. Ah, c'è una rivolta. La rivolta di Rodi pure. Mamma mia. Ok. Il sacco di Argos. Qui continuano a saccheggiare le nostre terre. Costruiamo quanto prima la nostra flotta. Allora, Liburna, Trireme. Ci vorrà del tempo. Questo non ci voleva. Questo non ci voleva. Perché adesso... per noi ci vorrà molto, molto tempo. Per costruire la nostra flotta. Attenzione però, perché ci sarà una pace imminente. La prima guerra spartana per Gortinian. Ok, no. Allora facciamo la pace. Vorrei evitare di perdere le terre appunto da noi conquistate. Prenderemo Gortinia e Eleuterna. Ok. Praessos... Praessos purtroppo non possiamo prenderla adesso, ma... va bene così. Farò fuori tutti i cretesi. Non mi interessa. Adesso riportiamo indietro i nostri i soldati. Arcades non mi serve questo forte. Quindi lo distruggo per evitare di spendere troppi soldi. Il forte di Eleuterna lo... per adesso lo terrei. Per adesso lo terrei. Quindi qui stiamo... sì, stiamo assimilando la popolazione. Va bene. Ok. Abbiamo finalmente creato la prima barca della... la prima nave, insomma, della nostra nuova flotta. Però qua dobbiamo stare attenti, ragazzi. Questi 5.000 soldati antigodi non ci volevano. Non ci volevano. Hanno proprio aspettato il momento più opportuno. Come degli sciacalli, come delle faine. Ci hanno attaccato quando abbiamo dato loro le spalle. E il brutto è che adesso... ah, no, 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 no. Allora, se io dovessi... non posso. Ok, no, non è così irrealistico. Non posso disbandare l'esercito. Perché stavo pensando magari di disbandarlo e poi trovarmelo direttamente a Sparta. Non è così irrealistico, ok. Adesso sappiamo che Imperator non scherza, insomma. Sì, mandiamo Antimachos alle Olimpiadi. Per adesso non mi interessa sinceramente delle Olimpiadi. Uniamo queste flotte. E la War Exhaustion, tra l'altro, sta aumentando tantissimo proprio per il fatto che gli eserciti di Antigoni ci stanno dando le botte. Ok, sblocchiamo una delle tradizioni greche. Questa ci darà il morale delle armate più 5%, la diminuzione del costo del reclutamento di mercenari del meno 15%, e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini liberi della nostra cultura primaria in differenti città di Sparta, appunto. Ok. Sapete cosa, ragazzi? Una volta finita la costruzione della flotta ci rivediamo subito. Ok, ragazzi. Siamo ritornati. Dato che ci vuole troppo tempo... sono riuscito a costruire 10 navi. Cosa ho fatto? Ho deciso di suddividere, di dividere i soldati. Quindi ho portato questi 3.500 qui a Sparta. Quindi inizierei, nella speranza magari di riuscire a liberare le prime terre. Ok, adesso questi altri 5.000, perfetto. Portiamoli qui a Gition. Ok, finalmente. Ok. Dai, 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 dai che ce la possiamo fare, dai. Adesso portiamo questi 5.000 qui. Ok. Assolutamente. No. Coraggio con i rinforzi. Dai. Perfetto. Oh,
Abbiamo vinto, ok. Abbiamo perso 1290 soldati, loro 1900. C'è da dire però che noi eravamo anche molti più di loro, quindi seguiamo questo esercito, cerchiamo di farlo fuori. Vorrei evitare che si vadano a ricongiungere con gli altri 5000 che hanno qui nel nord. Ok, perfetto, questa volta l'abbiamo uccisi tutti, ottimo. E sai cosa? Io andrei ad affrontare... No, riprendiamoci Sparta, prima di tutto. Riprendiamoci Sparta. Sti cani ci hanno attaccato così alle spalle. No, 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 assolutamente devono pagarla. Devono pagarla. Qui che succede? Sue for peace? No, assolutamente no. Vogliono la pace? No, assolutamente no. Non avranno la pace. Non avranno la pace. Adesso che i prodi uomini spartani sono finalmente ritornati nella terra natale, non è un problema. Messania l'abbiamo persa. Non è un problema. Liberiamo quanto prima Sparta. Poi penseremo a Messania. Ok. Attenzione con le navi però, eh. Sono tutte in porto, sì. Loro hanno una flotta davvero abnorme comunque, ragazzi, eh. Io non... Quello è stato un... Diciamo... La loro mossa vincente è stato il fattore flotta. Una flotta molto, molto più forte della nostra. Se non era una flotta composta da oltre 20... Quanti erano? 25? 25 navi? Ok. Altra vittoria per i nostri. Adesso cerchiamo di liberare Messene. Continuano a chiederci la pace, ma assolutamente no. Dovete pagare. Dovete pagare per quello che avete fatto. Fermi tutti, che succede? Guerra civile... Ah, fra 17 mesi... Una dietro l'altra, eh? Ok. C'è da dire però che appunto la guerra civile... è dovuto anche dal fatto che la nostra stabilità era molto, molto bassa. Pace imminente fra 500... No, stanno aumentando pure adesso. I giorni stanno aumentando. 600 giorni tra noi e gli Antigonidi. Riprendiamoci Messenia, prima di tutto. Poi penseremo alla pace. Riprendiamoci, anzi, tutte le terre che ci hanno... Ok. Bene. Adesso... Si va a... Tireia. Che succede? Spartan Arcadia tu... Ma no, dai, ma... Ok, quindi abbiamo perso Arcadia. No, non sono contento affatto. Non sono contento affatto di come si sia conclusa la guerra. Fammi guardare se... Sì, abbiamo un casus belli con loro, però... C'è anche a dire che sino al 477 non possiamo dichiarare guerra. Ma metti caso che, non lo so, se io dovessi dichiarare guerra, andrei a perdere 50 di stabilità. Non me lo posso permettere. Più 1 War Exhaustion, più 25 per Aggressive Expansion. Purtroppo non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Che dire, dispiace perché finalmente stavamo riprendendo le redini della guerra, se non che purtroppo le meccaniche del gioco hanno deciso, insomma, beh, le meccaniche, dai, alla fine
È una guerra che è durata fin troppo. La War Exhaustion, la nostra, è molto molto alta. E purtroppo hanno conquistato Argos. Comunque adesso a Gortini ho costruito un mercato. Cerchiamo di metterci questa... cerchiamo di girare pagina, insomma. Sto costruendo un mercato perché? Perché questo aiuterà l'assimilazione della popolazione. Questo è stato un brutto colpo per il morale, la verità. Non... non lo nascondo. È stato un brutto colpo per il morale. Non... mi dispiace anche perché... loro hanno vinto per il fatto che avevano una migliore flotta. Senza se, senza ma. La flotta... gli ha fatto vincere la guerra. 9 su 5. No, no, assolutamente. Qui stiamo pagando troppo. Dai, dai, dai. Buttiamo giù i forti. Perché così è davvero troppo. 3 su 5, ok. E adesso dovremmo guadagnare... sì, adesso guadagniamo 2,92 al mese. Mi sono accorto che stavamo guadagnando pochissimo. Allora, vi spiego subito perché. Se voi andate su Tattica... infrastrutture del forte, la capacità, in questo momento noi abbiamo 5 di capacità, però ne stiamo usando 6. Il primo costa 3 punti, il restante, quindi noi abbiamo un forte a Sparta e un forte a Messene. E quindi è 3 e 3, 6 ovviamente. Quindi alla fine è un discorso che dipende un po' da come la si vuole... di come la si vuole fare, insomma, ecco. L'Eprium, per dire, fa parte di Laconia. E ha un forte. Il forte qui all'Eprion sarebbe, nel caso in cui un giorno dovessimo conquistare l'Eprion, molto probabilmente andrò a distruggere il forte di Messene. Perché non sarebbe più, diciamo, utile averlo, ecco. 110 danari. Io più che altro continuerei nelle città cretesi, di Creta. Continuerei a costruire i granai, i mercati, scusate, i mercati, perché ci aiuteranno, appunto, non possiamo guardare da qui, la popolazione, l'assimilazione, eccolo qui, 1,08% di assimilazione mensile per quanto riguarda la cultura lacedemone, appunto, da parte dei cretesi. Culturalmente parlando, come siamo messi? Adesso abbiamo 87 popolani della nostra cultura principale. Argolian, purtroppo, la maggior parte di loro li abbiamo persi con la disfatta di Argos. Però guardate qui, cretani o cretesi, 84, cioè sono tantissimi. Questa guerra ci è costata, è vero, perché poi abbiamo perso Argos. Ci è costata questa guerra, ma questa guerra comunque sia, allo stesso tempo, ci regalerà in un futuro... non prossimo, purtroppo, perché ci vorrà del tempo per convertire tutta la popolazione di Creta. Ma allo stesso tempo, una volta fatto ciò, potete ben capire, insomma, quanta popolazione lacedemone ci sarà, insomma. Però Argos brucia, continua a bruciarmi, lo ammetto. Manca un solo anno, però. Ma questo ovviamente lo vedremo in futuro, forse. Ragazzi miei, ancora una volta, io vi ringrazio immensamente per essere stati qua con me quest'oggi. Spero e mi auguro il video sia stato di vostro gradimento. Io vi abbraccio forte tutti quanti e ci vediamo presto. Ciao!